Andrea Staid, sono un antropologo e sono venuto qui al Cinema Vecchio per parlare del mio ultimo libro che si chiama Essere Natura, pubblicato da UTET, ed è un libro in cui cerco di chiarire quello che è la dicotomia natura-cultura, come questa dicotomia, questa separazione fra il concetto di natura e il concetto di cultura sia una delle concezioni possibili, ma non l'unica. E come in altri luoghi, in altre culture umane, la natura non è un concetto divisibile dalla cultura o dal concetto stesso di umanità. E questo testo è un testo, credo, estremamente divulgativo, dove cerco di portare quella che viene chiamata l'antropologia oltre l'umano a un pubblico, il più vasto possibile, perché ho usato delle parole semplici e ho cercato attraverso degli esempi etnografici di ricerca sul campo che ho fatto io in prima persona o che altri antropologi e antropologi hanno fatto in giro per il mondo insieme alle comunità native, come delle possibilità, delle alternative di visioni del cosmo differenti da quella antropocentrica e occidentale. Poi il libro è anche un libro di critica, però è un libro di critica alla religione del consumo, alla religione capitalista, è una critica molto forte alla espansione colonialista e alla pratica estrattivista, che sono strettamente collegate alla crisi climatica che stiamo vivendo oggi e alla distruzione ecosistemica, a quella che nel testo chiamo un vero e proprio ecocidio, cioè la distruzione di tutto ciò che ci circonda e di quello che forse erroneamente chiamiamo natura come qualcosa di separato da noi, mentre nel testo cerco di parlare del concetto della natura come qualcosa di indivisibile della nostra stessa esistenza. Il libro poi cerca di affrontare anche la questione della soggettività del vivente, della relazione oltre la specie, e c'è una parte importante per il mio vissuto, per la mia esperienza di ricerca sul campo, di etnografia, dove prendono voce direttamente, autonarrandosi, le persone che ho incontrato in quest'ultima ricerca, che ho voluto chiamare i disertori della crescita, dove ci raccontano le loro storie di vita, che sono storie di vita non piegate dalla logica del produci, consuma e vivi solo per qualcosa di materico e legato al denaro, ma che vivono in un modo ecologico e sociale nel qui, nell'ora, e ci danno degli esempi di possibilità e del fatto che cambiare è possibile, abbiamo fretta, che questo cambiamento non è soltanto un togliere qualcosa, ma è un mettere gioia, è un mettere lentezza, è un mettere condivisione, è un mettere mutuo appoggio, solidarietà, è un nuovo mondo che è già nato e che dobbiamo soltanto fomentare per rendere la vita più bella, non soltanto per noi occidentali, ma per tutto il pianeta e per tutti gli esseri viventi. Questo libro nasce da una ricerca lunga in realtà, perché sono 10 anni che sto facendo delle ricerche di questo tipo, ma per la scrittura effettiva del testo ci ho messo pochi mesi. Avevo proprio l'urgenza di scrivere questo libro. Una volta che abbiamo trovato l'editore, che insomma abbiamo deciso che dovevo uscire in un determinato mese, ho iniziato a scriverlo ad aprile ed è uscito in libreria adesso a novembre, quindi insomma fate voi i conti. Questo libro l'ho scritto nel mio studio. Il mio studio è in Liguria, in mezzo all'orto. È uno studio che abbiamo autocostruito con un gruppo di amici, di persone che sono venute ad aiutarmi. È uno studio, una palafitta, costruita che si appoggia su dei pali di castagno. È fatta in terra, paglia e legno. È una casa viva e che mi ricorda l'elasticità di quelle che sono le materie che mi circondano e di come appunto tutti siamo parte della natura. Io, il mio studio e gli alberi che mi circondano, gli animali che ci vivono. Grazie per avermi ospitato al Cinema Vecchio.